Cari amici e care amiche, buonasera, un salutone da Maniero e ciao, ciao a tutti. Sono emozionatissimo. Tu sei emozionato? No, perché dovrei esserlo? Ah, questa sera comincia una serie di 12 puntate su un argomento. Sai perché? Io ho visto che qua abbiamo uno sgabello. C'è ancora l'esperta in seduzione? No, no, niente. Oh, sì, ho fatto tutto senza che tu sapessi niente, Che abbiamo? perché non lo so. Abbiamo un personaggio e poi, ma mi stava ingannando, Bergos mi stava ingannando perché non possiamo andare avanti se non ricordando che abbiamo anche uno sponsor. Queste puntate sono sponsorizzate. Ah, abbiamo riuscito a trovare uno sponsor. Assolutamente sì, anzi, lo prendiamo subito, lo Allora. facciamo subito vedere. Ah, un argomento di quelli Cos'è? incredibile. Astron. Astron, un mensile incredibile, ma ci torneremo, abbiamo tempo di tornarci sopra Vabbè, è lo anche sponsor, è dopo. uno sponsor, quindi. Esatto, perché siamo riusciti ad avere qui negli studi di finto alla Inizio ad essere fine, un po' emozionato, magari. Che abbiamo? è lei direttamente. Siamo riusciti a chiudere il contratto con la direttrice del CEVA, Centro Europeo Veggenza e Astrologia, la dottoressa Merope Giande Tiburzi. Nipote del marchese Malachia Giande Tiburzi. La chiamiamo? Chiamiamola. E allora che entri, dottoressa. Grazie di aver accettato l'invito suo. Buonasera. Buonasera, piacere. Oh, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, siamo veramente emozionati. Ma io non lo so proprio, cioè, non capisco Stai cosa. riprendendo più male, Ma magari. assolutamente, non mi. Ma no, 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 guarda, l'avevo appoggiato qua così, casualmente. Niente, niente di più, Scusa, niente di più. niente. Insomma, allora, dopo ben quasi 6 mesi di trattativa, siamo riusciti ad averla qui nei nostri studi. Io sono veramente contentissimo. Sto saltando di gioia. È un impegno che si è presa e sono felice. Insomma, basta, non voglio esagerare più che altro perché sarà un impegno che ripeteremo per ben 12 volte. Facciamo comunque questa 12 trasmissione volte. 12 volte perché i segni sono 12, i segni dello zodiaco. Ah, giovedì sera, ore 21. Quest'oggi siamo in aprile, dunque, guardi, io vorrei tagliare la testa al toro. Benissimo. Scusate, mi è scappata la battuta. E direi di partire immediatamente. Entriamo subito nel pieno della trasmissione senza ulteriori chiacchiere, arzigogoli vari. Ok? E partiamo e allora, prima di dare la parola alla dottoressa, io direi di ricordare che il segno, dunque, che affronteremo questa sera è il segno del toro, che va dal 21 aprile al 20 maggio ed è un segno di terra. Prima puntata di questo zodiaco. Allora, prima di cominciare, ricordiamo dei nomi che hanno fatto la storia del cinema, perché noi, logicamente, siamo su finto alla fine, siamo degli appassionati del grande cinema che ha fatto
la serie B del cinema per non arrivare fino alla serie Z, e allora non potevamo che ricordare questi grandi personaggi come Ishiro Honda, 7 maggio, Cristiano Malgioglio. Ha fatto la storia del cinema. Professionista. 23 aprile, Jimmy il fenomeno. Il fenomeno. Fantastico Jimmy. Beh, era come il prezzemolo. Sì, come il prezzemolo. Dico, era in quasi tutti i film. E poi il grandissimo caratterista Tony Sperandeo, 8 maggio. Ok? Abbiamo ricordato i registi, attori, cantanti, in realtà, insomma, cantanti, vabbè, insomma. Ma ora passiamo la parola alla dottoressa. Che cosa farà la dottoressa? Oh, la dottoressa, ecco, non è giustissima la domanda, e in effetti non avevo ancora chiarito questo fatto. Noi ci incontriamo così una volta al mese, non per fare il solito oroscopo di tutti i segni zodiacali, ma al momento giusto parliamo solo ed esclusivamente del segno specifico. E allora non si può che partire col segno. Dopo una sintesi del genere, sul argomento, non si poteva fare a meno, così conciso nello spiegare le cose. Il migliore dei segni. Il migliore. No, sono un po' di parte. Perché lui, sapete che, come avevamo detto in altre occasioni, vide noto il film Mozzarella di Toro, e quindi dall'epoca, da allora, lui è molto legato a questo segno. Ebbene sì, il Toro. Allora, dottoressa, può iniziare quando vuole, e poi eventualmente avremo tempo per conoscerci meglio. Amore, siete tra i segni più hot dello zodiaco cingalese. Non solo avete Giove in sesta casa, ma anche Venere nella quarta per tutti i prossimi 12 giorni. Avrete la fama di persone che tutti vorrebbero avere sotto al proprio fianco come sommelier affettivi. Nel periodo che va da giugno a novembre, verrete considerati molto asociali da chi vi sta vicino, anche se in realtà la cosa non vi interesserà. Non potete rinunciare alle repliche estive dell'ispettore Gelli. Ah beh, allora. L'astro dell'amore vi consiglia di collaborare con qualche azienda farmaceutica per mettere una marcia in più in un rapporto già collaudato. Attenti invece a quanto accade dentro le finestre del vicino. Se non state attenti a come vi comportate, vi scopriranno. Usate lenti antiriflesso per rendere più interessante la mercanzia. Salute e belletta. Voi torelli godete generalmente, ma il mando che è in voi approfitterà di un momento di indecisione per farvi passare al lato oscuro. Durante il mese di agosto, Marte e Sole sono in posizione difficile per il vostro segno, ed il vostro robusto ortolano se ne accorgerà facendovi dono di sostanze lenitive fatte in casa. Siete stanchi. Le persone che vi hanno additato potrebbero pensare male di qualche loro conoscente con le borse sotto gli occhi. Sarete nervosi e avrete qualche arrossamento alle parti intime e all'osso sacro. Non esagerato con certe parti, se volete rimanere integri. Lavoro. Non abbiate troppa fretta. Questo. Denaro. La vita di tutti i giorni tende a darvi non poche preoccupazioni. Per quanto riguarda il fattore economico, nel finire dell'anno, un investimento ben congegnato, soprattutto se vi farete consigliare da un estraneo in Saturno, vi renderà troppo spericolati nella gestione delle finanze. E Taurum de Alis sempre pulcri occhi. Vabbè, c'è una citazione. Conta. Siamo arrivati. Finiamo con un mantra di sua immensità Teranti Macubele Itta. Ah, ce l'abbiamo già?
ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. L'hai già comperato? Non potevamo mica. Sapevo che la dottoressa aveva. E allora non potevamo, Dovevamo averlo. E allora sentiamo. Il punto rosso del tramonto è un inno di gioia agli occhi del puro bulbo. Io, ringraziandola, volevo farle un dono simbolico per ricordare che pur se il tempo passa, lei è sempre splendida. E questo è un dono che mi faccio con cuore, anche se simbolico. Bene, allora, abbiamo da dire qualcos'altro? Niente. Vogliamo ringraziare lo sponsor, salutando lo sponsor, lo salutiamo, via 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 via, salutiamo lo sponsor. Bene. Eccoci qua, beh, insomma, la prima puntata, l'emozione tira veramente brutti scherzi, però siamo qui e adesso ci vediamo tra un mese. Sì, quindi okay. Salutiamo. Salutiamo, grazie dottoressa, di nuovo, alla prossima. Arrivederla. Abbiamo voluto così aprire un contesto diverso, alternativo, non so, finito alla fine, chissà. Vedremo. Va bene. Ciao a tutti, commentate pure brutalmente. Ma che no, eh. Soprattutto se non volete altre puntate, che devono sapere che cosa.